Giuri di difendere i principi del nostro ordine? E tutto ciò per cui lottiamo? Lo giuro. E mai divulgare i segreti e la vera natura della nostra opera? Lo giuro. E di farlo da ora fino alla morte, a ogni costo? Lo giuro. Allora ti accogliamo fra di noi. Ora sei un templare, foriero di un mondo nuovo. Che il padre della comprensione ci guidi. Che il padre della comprensione ci guidi. Hai capito ora? Ora capisco perché ti interessa tanto Shay Cormac. Shay aveva scoperto tutta la verità e di conseguenza ha fatto la sua scelta. E potresti trovarti di fronte allo stesso dilemma. Non pensavo saresti arrivato fin qui. Invece sei sulla via giusta. Non abbiamo ancora accesso ai server di sotto, ma ce n'è un altro proprio in cima al palazzo, vicino all'ufficio di Melanie. Devi andare lì. Sto morendo dalla noia, ma gli ordini sono ordini e mi è stato detto di restare qui. Dobbiamo parlare. Questo ufficio era quello di un certo Olivier Garnot. Era il mio predecessore come direttore creativo dell'Abstergo Entertainment. Otzoberg rappresenta la nostra società madre, l'Abstergo Industries. Lui ti mostrerà la vera storia del mondo, come ha fatto con me. Olivier era carino, intelligente e amava il suo lavoro. Ma un anno fa ha intuito qual era la verità. Nessuno l'ha più visto. Di solito non permettiamo alla gente di progredire alla svelta, ma tu hai lavorato duro dimostrando di meritarlo. Ora hai un accesso di sicurezza di livello 2. I server su questo piano sbloccano altri ricordi di Shay. Ripristina i server per il nostro amico Berg. Non perdere altro tempo, Zuccone. Vai al prossimo server. Thank you.
François Macandal salvò Baptiste dalla schiavitù e lo iniziò alla confraternita. Macandal era un mentore feroce e nel disperato tentativo di liberare gli schiavi infranse il suo stesso credo, uccidendo indiscriminatamente. Sebbene non concordi con loro, alcuni assassini hanno un onore. Macandal non l'aveva. Grazie alla geniale pianificazione di Madeleine de Lille, i Templari giustiziarono pubblicamente Macandal nel 1758. La sua patetica giustificazione per la confraternita non stava in piedi. Quando il suo compagno e amico d'infanzia Agathe fuggì in Louisiana, Baptiste capì che la sua vecchia vita nella confraternita era inutile. Madeleine vide il potenziale di Baptiste e diede ordine ai Templari di New Orleans di fare un patto con lui. Se fosse riuscito a far uscire allo scoperto Agathe e ad eliminarlo, avrebbe potuto unirsi all'ordine dei Templari. Anche se Baptiste fu ucciso dall'assassina Aveline de Grandpré, il suo percorso mostra la chiara superiorità degli ideali Templari rispetto al terrorismo degli assassini. L'entità della prima civilizzazione, chiamata Giunone, è ricomparsa nel Grande Tempio a New York nel dicembre 2012. Non è più dotata di un corpo, ma esiste come una coscienza digitale da qualche parte nel cloud Abstergo. Per realizzare gli obiettivi nel mondo reale, Giunone usa due tipi di persone. La prima è un'altra coscienza di un precursore che compare a caso negli umani. E quando ciò accade, abbiamo un saggio. Inoltre, Giunone ha una forte influenza sugli strumenti della Prima Volontà, un gruppo che vuole soggiogare gli umani ai voleri della prima civilizzazione. L'Abstergo usa la Prima Volontà per recuperare i frutti dell'Eden. Sono economici e non si intromettono troppo. Ma sospetto che valga anche il contrario, cioè che loro stiano usando le nostre risorse per trovare oggetti che li aiutino a perseguire i loro scopi. Non mi fido di loro, ma per ora posso solo farli tenere d'occhio dalla gente da costa. Gli scopi di Giunone non sono chiari. Anche se ha provato a impossessarsi di un corpo fisico, pare che sia molto più potente in forma digitale. La gente da costa teme che se l'umanità ottenesse la singolarità, cioè la fusione tra l'uomo e la macchina, Giunone sarebbe inarrestabile. Ironicamente, è proprio l'Abstergo stessa che sta andando in quella direzione. Sono pronti per essere riprodotti. Ci siamo quasi. Sappi che il tuo aiuto è per una giusta causa, anche se non sai ancora di che si tratta. Mi ammatterei a rimetterti a lavorare. Sto morendo.
Morendo dalla noia, ma gli ordini sono ordini e mi è stato detto di restare qui. Prova adesso. No? Ora? No. Merda, perché non funziona? Non capisco. È come se al posto dei dati di Arnaud Orian ci fosse un errore. Cavolo, questo posto è ridotto proprio male. Morendo dalla noia, ma gli ordini sono ordini e mi è stato detto di restare qui. Niente da vedere qui. Thank you.
Ore 4:26 del 13 dicembre 2012. Resoconto operazione Cairo, squadra Sigma, condotta dallo psichiatra Abstergo Stibor Kashek, livello 7, e dal direttore delle operazioni Letizia England, livello 9. Nome e grado devono essere registrati. Giuhani Hotzoberg, numero di servizio OP1148506B, maestro templare. Come descriveresti il risultato della missione Cairo, Hotzoberg? La definirei un completo successo. La nuova squadra Sigma ha agito benissimo. Stai esagerando un po', non ti sembra? Il bersaglio William Miles è stato catturato e il manufatto della prima civilizzazione recuperato. Entrambi consegnati a Vidic senza incidenti. Tu come definiresti questa missione? Siamo soddisfatti dei risultati, ma non dei metodi che hai utilizzato per ottenerli. Capisco. E perché mai? Hai cambiato i piani. La squadra avrebbe dovuto catturare il bersaglio all'aeroporto, non al museo. Quando il bersaglio è sceso dall'aereo, ha finto di essere una guida turistica di una classe di liceo in gita scolastica. Un membro della squadra Sigma ci ha informato che hai annullato la missione lì. Sì, lo ammetto, ma dimmi, chi ha parlato? Questo non posso rivelarlo. Non importa, lo scoprirò da solo. Torniamo al lavoro. Il bersaglio era molto furbo, ma anche approssimativo. Spiegati. Il bersaglio aveva dalla sua tecniche antisorveglianza, ma non le abilità per utilizzarle nella maniera migliore. Il bersaglio era un assassino addestrato dalla nascita. Lo so bene, ma non partecipava a missioni sul campo come agente da molti anni. Doveva essere proprio disperato per agire di persona. Ormai preferisce organizzare da dietro le quinte. E tu cosa sei? Un predatore. Un predatore che disobbedisce agli ordini per via di qualche scolaretta. Preferisco descrivermi come qualcuno che sa sfruttare il momento migliore per colpire. L'ultima volta che ho seguito alla lettera gli ordini era a Firenze. E non è stato un gran successo. Era per quello o perché gli studenti ti ricordavano tua figlia? So tenere separata la vita privata dal lavoro. I miglioramenti di tua figlia sono ottimi. Spero che possa continuare su questa strada. Questo no, no. Domando scusa? Trovo le tue minacce verso mia figlia di cattivo gusto e non necessarie. Spiegati. I farmaci dell'Abstergo hanno dato a mia figlia la possibilità di una vita senza dolore. E io alla fine ho trovato quello che penso essere il mio scopo. È proprio per questo che ci aspettiamo obbedienza. Avete la mia lealtà. Il coinvolgimento dei bambini in Egitto aveva compromesso la missione. Nient'altro. Abbiamo già un maestro templare che controlliamo a malapena. Non mi piace l'idea di dovermi preoccupare di due cani sciolti. Con tutto il rispetto per il signor Cross, anche se è abile, è mentalmente disturbato. Non prendertela. Ma dopo che hai perso la tua squadra a Firenze, crediamo sia meglio tenerti d'occhio. Ho completato tutti gli obiettivi e l'ho fatto senza spargimenti di sangue. Quindi la mia domanda è: sono al comando della squadra Sigma o no? Come hai detto tu, i risultati ci sono. Allora credo che questo incontro sia finito. Chiedo il permesso di andare. Hai forse qualcosa di più importante da fare? Voglio scoprire chi della mia squadra ha parlato con voi. Non tollero questo tipo di insubordinazione. Direi di fermarci qui. Colloquio finito alle 4:34. Trascrizione inviata ad Alan Rickin per nulla osta sicurezza.
data l'indagine attuale, ho dato un'occhiata ad altri assassini che, nonostante la loro natura, sono stati utili alla causa templare. Il primo è Clay Kaczmarek, che si infiltrò nel progetto Animus di Vidi Karun. Diventò il soggetto 16 del progetto. La stirpe di Kaczmarek ci ha aiutato a scoprire l'importanza dell'assassino del Rinascimento, Ezio Auditore. Il soggetto è impazzito e si è suicidato per il troppo uso dell'Animus. Ma inaspettatamente, Kaczmarek potrebbe esserci di nuovo utile. Nell'Animus, il soggetto 16 entrò in contatto con l'entità della prima civilizzazione, Giunone. Forse, studiando le sue bizzarre esperienze, potremmo trovare un modo per sventare la minaccia incombente di Giunone. Con il soggetto 16 fuori gioco, a Vidic serviva un sostituto. Desmond Miles, un assassino in fuga, fu catturato nel settembre 2012 e venne usato come soggetto 17 per l'Animus, per cercare una mela dell'Eden. Riuscì a scappare e scoprì un'imminente minaccia per il pianeta. Un brillamento solare come quello che spazzò via i precursori oltre 75.000 anni prima. Desmond Miles riattivò anche un tempio della prima civilizzazione a New York per salvare il mondo, ma morì. Il suo corpo venne recuperato dall'Abstergo. Dopo la morte, Desmond Miles divenne il campione 17 e i suoi preziosi dati genetici vennero caricati sui server a beneficio di tutte le divisioni dell'Abstergo. Sia da vivi che da morti, gli assassini possono esserci utili in molti modi diversi. Merda, ma cosa succede? Un altro glitch? Lo stesso di prima, Shay è tornato a Notre Dame. Prova a completare il ricordo stavolta. Ecco, ora Shay è a Parigi. E ho anche una data, 1776. In quel momento Franklin era l'ambasciatore americano in Francia. Signore e signori, ecco Otso Berg, killer professionista e storico dilettante. Non ho alcun problema con voi. Brutto, schifoso, ignorante. Dovevi rimanere nella tua colonia di merda. Uè, oggi una persona. Philadelphia, a dire il vero. Oh, allora è anche un comico. Aiuto! Aiuto! Shay! Sei tu? Quanto tempo è passato? Oh, ma dove sono le mie maniere? Grazie, amico mio, grazie. Ma cosa ci fai a Parigi? Con tutto il rispetto, signore, non c'è tempo di parlare. Siete ancora in pericolo. Sì, io... devo tornare dalla mia famiglia.
No, ti ringrazio, Shay. Aspetta, voglio solo controllare che la mia famiglia stia bene. J'ai cru qu'on apparaîtrait la semaine dernière. Les autorités cherchent. Regardez donc. Au nom du ciel, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Garde! Come hai fatto? Beh, è stata una bella fortuna. Non credo alla fortuna, signor Franklin. E nemmeno voi, immagino. Sì, certo, amico mio. Eppure senza il tuo aiuto oggi... Bene, ti ringrazio, Shay. Posso fare qualcosa per te per ripagare la tua gentilezza? A dire il vero, sì. Devo incontrare un socio in affari. Ho sentito che sarà alla reggia di Versailles fra un paio di giorni. Ma non lasciano entrare nessuno nella residenza reale. Molto bene, cercherò di fare il possibile.